Ah, ciao a tutti, io sono. Scusate, lo sento un po'. Ok. Sono Filippo Cavallarin e sono qua per presentarvi HTCap, che è un progetto open source, un mio progetto open source che ho cominciato circa un annetto e mezzo fa. Allora, cos'è HTCap? HTCap è un web application scanner che è in grado di analizzare le single page application. Single page application sono delle applicazioni web che lavorano sempre su una singola pagina. Ad esempio, Gmail è un'applicazione single page. Quando entriamo nell'inbox, abbiamo le variazioni, ma rimaniamo sempre sulla stessa pagina. Come si fa ad analizzare, quindi a crawlerare, diciamo, questo tipo di applicazioni? Bisogna procedere in tre step. Il primo è quello di interagire con la pagina, quindi praticamente simulare quello che farebbe l'utente all'interno della pagina, tipo cliccare sui bottoni e quindi triggerare tutti quanti gli eventi che sono stati registrati in quella pagina. Il secondo step è quello di intercettare le comunicazioni tra la pagina e il server. Si suppone che triggerando gli eventi, per esempio cliccando su un bottone, si possa scaturire una chiamata tipo Ajax o una chiamata tipo WebSocket. Quindi lo scopo è quello di triggerare gli eventi per intercettare le comunicazioni. Ultimo step è quello di capire se a seguito di una chiamata Ajax è stato modificato il DOM. Ad esempio, uno può fare una chiamata Ajax, scaricarsi il contenuto un HTML, popolare un altro div all'interno della pagina e quindi aggiungere degli elementi al DOM. Spiegando graficamente questo concetto, cioè come funziona l'analisi ricorsiva, cominciamo. Sa? Boh, mi era andato in off, perdonate. Allora, dicevo, al tempo 0 uno carica la pagina e viene caricato il primo contenuto, quindi load page content. Secondo step è quello, appunto, come dicevo prima, di interagire con questo contenuto che è appena stato creato. Una volta interagito col contenuto, pardon, dobbiamo domandarci: è stata triggerata almeno una chiamata Ajax? Se non è stato triggerato nulla, possiamo ritornare perché la nostra analisi è finita. In caso contrario, quindi, se l'interazione col contenuto mi ha scaturito qualche comunicazione, qualche chiamata, io devo aspettare che tutte le chiamate che sono state avviate terminino. Una volta terminate, mi faccio un'altra domanda. È stato modificato il contenuto? Se è stato modificato il contenuto, riapplico lo stesso identico algoritmo al nuovo contenuto che è stato aggiunto. In caso contrario, esco. E questo è come funziona la ricorsione. Un esempio pratico, allora questa è una pagina che è stata fatta apposta in Angular, che usa un sacco di chiamate Ajax, è stata fatta come demo per dimostrare il concetto di ricorsione all'interno di una pagina. Allora uno carica la pagina, all'inizio trova il tasto Start, clicca sul tasto Start, parte una chiamata Ajax, scarica il contenuto del secondo box, il secondo box ha a sua volta un altro pulsante, Step 2, clicchiamo su Step 2, fa due chiamate Ajax, carica due contenuti, abbiamo due rami adesso. Andiamo sul ramo di sinistra, step 21, 22 e questo finisce. Andiamo dall'altra parte, qua bisogna inserire un testo, cliccare sul tasto step 3, step 4 e così via. E arriviamo alla fine. Alla fine di questa ricorsione, se vedete, qua c'è un link XSS, è un link a una pagina che contiene un XSS. Ok? Quindi, teoricamente, lanciando un web application scanner contro quel URL là, dovrebbe ritornarmi che esiste un XSS all'interno di questa pagina. Ho provato con l'amico Acunetix e non ha trovato nulla, mentre HTCap, che è in grado di fare quel tipo di analisi ricorsiva, è arrivato alla fine del percorso e ha trovato quella pagina vulnerabile. Adesso parliamo un po' della struttura, abbiamo visto un po' come funzionano i concetti di base, come è strutturato HTCap. Allora, due parole. Ci sono due macro entità, il crawler e lo scanner. Il crawler sarà quello che appunto crawlerà la pagina, analizzerà la web application e salverà tutte quante le cose che ha trovato. Lo scanner si prenderà in pasto quelle cose e proverà a fare la parte di fuzzing, quindi di trovare le vulnerabilità all'interno di quegli URL. Come funziona il crawler? Allora, il crawler è scritto in Python ed usa Phantom.js, che è un browser a riga di comando, per analizzare le pagine, quindi c'era il Python che lancia Phantom.js, Phantom.js carica la pagina e fa l'analisi. Una volta che è finita l'analisi di una pagina, i risultati sono tornati al crawler, il quale salverà in tempo reale i dati su un database SQLite.
In tempo reale vuol dire che ogni volta che viene trovata una request viene salvata al momento. Quindi se interrompiamo lo scan a metà, comunque il nostro database sarà popolato con quello che ha trovato finora. Qua parliamo di request, perché uno si può immaginare che il risultato di un crawler sia quello di tirarci fuori un elenco di URL. In realtà non è vero, perché se per esempio troviamo un form all'interno della pagina, non dovrà ritornarmi solo l'URL, dovrà tornarmi il metodo, l'URL, eventuali dati ed eccetera. Quindi quando parliamo di risultati del crawling, parliamo di request, questa entità request. Allora, graficamente come funziona questa cosa del crawler? Abbiamo il nostro crawler che chiama un exec, quindi esegue un comando esterno, esegue uno script in JavaScript che viene elaborato da Phantom.js. Phantom.js si elabora la pagina e ritorna sullo standard output, a chi ha chiamato l'exec, tutte quante le request che ha trovato. Ultima cosa, il crawler salverà le request trovate sul database SQLite. Lo scanner come funziona? Allora, abbiamo detto che HTK ha queste due macro entità, il crawler e lo scanner. Una piccola nota, allora, quello che si è evoluto negli anni a livello di web application è la parte di interfaccia. La parte che c'è dietro, quindi quella delle richieste, è praticamente invariata da una decina di anni, forse anche meglio. Quindi lo scopo qual era di HTK? Quello di concentrarsi sulla parte di crawling, che è quella più delicata, mentre lasciare la parte di fuzzing a tool che esistono da decine di anni e fanno perfettamente il loro lavoro, dato che comunque il loro campo di azione non è assolutamente cambiato, mentre quello dell'analisi della pagina è cambiato perché si è evoluta come l'utente, come il programmatore fa le interfacce, come vengono fatte le interfacce web. Allora, come funziona la parte di scanner di HTK? Abbiamo appunto un'architettura modulare, quindi ogni scanner sarà un modulo di HTK e noi quindi possiamo personalizzare tutti quanti gli scanner, possiamo aggiungere altri moduli, possiamo crearci anche moduli personalizzati, possiamo crearci tool di fuzzing personalizzati. Come funziona l'architettura modulare? È molto analoga a quella del crawler, quindi abbiamo il nostro modulo che continua a mettere off, no. Il nostro modulo in Python, che si becca le richieste dal database SQLite, che era precedentemente stato popolato dal nostro crawler. Quindi si beccherà le request che ha trovato il crawler allo step prima. Esegue il suo modulo, esegue il comando Arachne. Arachne fa la parte di scanning, di fuzzing delle richieste e ritorna le vulnerabilità che ha trovato. Il modulo, infine, salverà le vulnerabilità sullo stesso database sul quale il crawler aveva salvato le richieste. Quindi alla fine del cerchio praticamente avremo un unico database che contiene sia le richieste del crawler che le vulnerabilità trovate dagli scanner. Quindi praticamente ogni richiesta alla fine di tutto, per ogni richiesta ci possono essere n vulnerabilità trovate da n tool lanciati successivamente. Allora, una volta fatto popolato il database con i risultati dello scanner, con i risultati del crawler, è possibile generare un report. Il report si presenta come un'unica pagina HTML, scritta in JavaScript, un'interfaccia non statica, che si presenta così. Allora, sopra abbiamo un po' di informazioni sul crawling, su quello che è stato fatto. Abbiamo due tasti dove è possibile aprire tutti quanti gli URL che sono stati trovati out of scope, che vuol dire per esempio che se ho crawlerato google.com e all'interno ho trovato un link a libero, quello viene considerato out of scope perché non è all'interno dello stesso dominio. Lo scopo di default di HTK è quello di analizzare solo le pagine che sono all'interno del dominio di partenza. Sotto abbiamo la possibilità di aprire tutte le pagine che non sono HTML, ad esempio se io nella mia fase di crawling ho trovato dei PDF e delle immagini linkate, non possono essere chiaramente crawlerate, non possono essere analizzate e vengono semplicemente riportate all'interno del report. La parte sotto, questa fascia qua, ci sono delle funzioni di filtro che consentono di filtrare i risultati che sono quelli sotto. Adesso ce ne sono quattro, quindi non ha molto senso, ma l'idea è quella di poter, ad esempio, decheckando tutti quanti quei checkbox e lasciando solo checkato vulnerabilities, qua sotto vi mostrerà solo le pagine che hanno vulnerabilità. Sotto abbiamo appunto i risultati che sono tutti quanti gli URL, non tutti quanti gli URL trovati dal crawler, ma solo quelli che hanno delle cose interessanti, tra virgolette. Ad esempio, il primo, ci sono queste iconette a lato. Se metto il cursore, le vedete, sì. Ci sono queste iconette qua a lato che mi dicono che questa pagina, scan me, ha almeno una chiamata X sta per XHR, almeno una chiamata JSONP, almeno una chiamata WebSocket e almeno un form. Quello sotto invece ha solo una chiamata JSONP
XHR, le ultime due pagine contengono solo delle vulnerabilità. Ora è possibile espandere i risultati per vedere effettivamente cosa è stato trovato, che abbiamo, li abbiamo espansi tutti per comodità, e cosa vediamo che, torno col cursore. Allora, le sono trovate due chiamate Ajax, la prima viene fatta in get a questo URL qua, la seconda viene fatta in post a questo qua. Analogo per il JSONP, è stata caricata una pagina da jQuery a UAPIs tramite JSONP, WebSocket analogo. Riporta sempre la chiamata al WebSocket, i form stessa cosa. Questa che vedete è scanme/ng, che era la pagina che vi mostravo prima della ricorsione. Questo è il risultato dell'analisi di HTCAP su quella pagina. E in effetti vediamo che ha trovato la chiamata allo step 1, la chiamata allo step 2, la chiamata allo step 20, 3, 4, eccetera, eccetera. Seconda cosa, da qua, se io clicco, vedete questa iconetta qua. Se io ci clicco mi si espande e mi viene data un'altra informazione. Questo qua è l'elemento che all'interno della pagina ha triggerato quella chiamata Ajax. Per esempio, in questo caso l'avrà triggerata un bottone che ha come classe btn default, come id ajax get, eccetera, eccetera. E l'evento che è stato triggerato è stato il click. Quindi al click del bottone io so che è stata fatta quella chiamata Ajax. Stessa cosa per tutte quante le altre. Una piccola nota sulla parte di filtering, a volte ci si trova con pagine che hanno decine e decine di chiamate Ajax identiche, per cui può venir comodo generare un pattern, un'espressione regolare ad esempio, e dire al report di nascondere tutte quante quei risultati che matchano quell'espressione regolare. Ad esempio io posso evidenziare, selezionare un pezzo di testo, qua mi comparirà un bottone Add Selected Text, appena lo clicco lui mi aggiungerà qua un'espressione regolare che matcha appunto scanme ng ajax.php. E cosa succede? Che qua si sono appunto nascoste tutte quante le i risultati che vedevo prima. E questa iconetta si è leggermente sbiadita, che mi sta appunto a indicare che esistono sì dei risultati all'interno di quella voce, ma che sono stati nascosti dal filtering. Quindi quando avrò una pagina molto lunga da scorrere, a colpo d'occhio potrò vedere quelli che non contengono le chiamate XHR o quelle che contengono chiamate XHR che io ho scelto di filtrare e di nascondere. Ultima cosa, abbiamo sotto le vulnerabilities, in questo caso ha trovato quel famoso XSS di cui si parlava prima, io posso cliccare sopra qua, tac, sembra che l'abbia cliccato, si apre un pop-up e mi mostra tutti quanti i dettagli di quella vulnerabilità. Mi dice che è un cross-site scripting, mi dice che la solita reference severity. E mi porta sotto la richiesta in modo tale che posso prenderla e replicarla. Ora vi mostro un piccolo video che riassume un po' quanto detto finora e poi passiamo a una parte un po' più tecnica. Eccolo qua. Allora, si lancia chiaramente a riga di comando, si parla, spassa un URL e un DB, lui fa le sue cose. E qua abbiamo finito la parte di crawling. Possiamo eseguire una query da riga di comando tramite SQLi3 per vedere, ad esempio, quante chiamate XHR sono state trovate. È un select URL from request, eccetera, eccetera. E qua mi tira fuori tutte quelle che ha trovato. Seconda fase, facciamo uno scan usando Arachne delle sole chiamate XHR, prendendole da htcap.db, che era il DB che ha creato il crawler prima. Stessa cosa, facciamo un select count e vediamo quante vulnerabilità sono state trovate. Una, fantastico. Generiamo il report. Vero? Infatti sì, sto qua, tranquillissimo. Lancio il mio browser, apro il mio report ed eccolo qua. Clicco e si apre.
possiamo trashare anche le richieste, eccetera, eccetera. E questo è più o meno il riassunto di quanto detto finora. Parte un po' più tecnica, struttura del database. Allora, abbiamo una tabella, allora visto che allora abbiamo detto che il database è formato da i dati del crawler e i dati di nscanner, quindi le informazioni del crawler sarà una sola, quindi a un database corrisponderà uno ad un unico crawl, mentre sempre ad ogni database corrisponderanno n assessment, che ogni assessment è appunto un'esecuzione di uno scanner contro le richieste salvate dal database. Quindi per la parte di crawling abbiamo una tabella crawl info che ci dà una serie di campi. La tabella fondamentale che è la tabella request, dove vengono appunto a salvare tutte quante le richieste, abbiamo type, method, url, referer, numero di redirect, i cookie, se l'url è out of scope, qual è il trigger che è l'elemento HTML che vi mostravo prima nel report, se è stato crawlerato, eventuali errori del crawler e un eventuale HTML generato dalla pagina. Ora, una piccola nota su generalmente un sito, la pensiamo a un sito, pensiamo ad esempio a un blog. Un blog ha n livelli di navigazione, uno può cominciare dall'home, andare su blog, aprire un post e da là aprire un'immagine. E ha fatto un percorso per arrivare a quell'immagine. Quell'immagine però all'interno del sito può essere referenziata anche da altre pagine, quindi quella pagina è un'unica entità, ma dal sito esistono n diversi percorsi per raggiungerla. Un crawler cosa fa? Non può seguire tutti quanti i percorsi, perché gli basta arrivare a quella pagina e seguire un unico percorso e salvarsi quel percorso. Quindi, HTML come funziona? All'interno della tabella request ci sarà semplicemente l'ID del parent, che è l'ID della richiesta che ha generato questa richiesta qua. E quindi, andando a ritroso, possiamo capire quale percorso ha fatto il nostro crawler per arrivare a quella pagina. Per non lasciare da parte tutti quanti gli altri percorsi, anche se non li abbiamo crawlerati, sono comunque informazioni utili, cioè capire a quella pagina quali sono tutti gli altri percorsi possibili. Questa cosa viene fatta con questa tabella aggiuntiva che salva semplicemente tutte quante l'ID delle request padre e tutte quante quelle delle request figlia. Quindi alla fine, quando è stato popolato il database, è possibile non solo capire che percorso ha fatto HTCap per arrivare a quella pagina, ma quali sono anche tutti gli altri potenziali percorsi che possiamo seguire per arrivare sempre là. E questo è per quanto riguarda la parte di crawling, che è questa. La parte di scanning è più semplice, abbiamo semplicemente una tabella assessment che contiene un ID. Che scanner è stato usato, quindi prima abbiamo usato Arachne, ci sarà scritto Arachne, start date, end date sono quando è cominciato e quando è finito lo scanner, eccetera. Ad ogni assessment corrispondono n vulnerabilità, quindi uno scanner viene lanciato, crea un record dentro assessment e lo scanner ogni vulnerabilità che trova aggiungerà alla tabella vulnerability, riferendosi chiaramente al suo assessment. Le vulnerabilità, come dicevamo prima, sono collegate all'entità request, per cui avrò le mie n request e per ogni request avrò potenzialmente n vulnerabilità. Perfetto. Allora, abbiamo visto che si possono guardare i dati tramite il report in HTML, che è piuttosto comodo, però appunto, come dicevo, non riporta tutti quanti gli URL trovati, perché per esempio ci riporterà solo gli URL in cui sono state trovate almeno una chiamata Ajax o almeno una chiamata WebSocket o almeno un form, eccetera. Mentre esplorando a mano il database è possibile tirare fuori tutti quanti i dati. Ad esempio, questa è la schermata della tabella request aperta con dbeaver, comodissimo tool grafico. Da qua possiamo vedere tutti quanti i dati salvati del crawler. Abbiamo, vedete, i metodi, abbiamo il tipo di richiesta che può essere un link se il crawler ha trovato il classico link, un form se ha trovato un form, XHR se ha trovato una chiamata Ajax, JSONP e WebSocket, eccetera. Da qua chiaramente si possono lanciare direttamente le query SQL, per cui si può esplorare il database anche personalizzando il tipo di risultati ritornati. Una rapida overview agli argomenti a riga di comando, in cui possiamo dire tranquillamente che gli unici due interessanti sono il mode e lo scope, gli altri sono tutte cose che più o meno hanno tutti quanti gli altri scanner. Allora, il mode e lo scope, cosa sono? È possibile in HTCap specificare tre metodi di crawling. Quello passivo, che semplicemente carica la pagina, non fa nessun tipo di interazione, quindi agisce in maniera passiva. Quello che riesce a campionare semplicemente caricando la pagina lo salva e fine. Il metodo attivo, che è come il passivo, chiaramente carica la pagina, però andrà a triggerare anche tutti quanti gli eventi, quindi cliccherà sui bottoni, cliccherà sui link, proverà a fare lo scroll della pagina, proverà a interagire con la pagina come farebbe un utente. Il metodo di default è quello aggressive,
che si comporta esattamente come l'Active, cioè carica la pagina, trigger gli eventi, ma inoltre andrà a riempire tutti quanti i campi dei form. Perché? Perché è molto probabile che se esiste un form con un tasto invia, finché uno non riempie il form, anche se quel form è in Ajax, non partirà mai. Quindi è comodo riempire tutti quanti gli input. Il crawler, inoltre, farà anche il crawling dei form. Quindi seguirà le pagine che sono state caricate tramite post. Lo scope, abbiamo tre scope col quale è possibile far girare HTTP, che il default è il domain, cioè verranno considerate in scope tutte quante le richieste che avranno lo stesso dominio della richiesta iniziale. Lo scope directory, che limita il crawling al dominio e alla sola directory in cui da cui si è cominciati, ad esempio se uno deve scannare uno slash admin di qualcosa, gli passerà come scope directory, come URL, quello che è slash admin, e siamo sicuri che HTTP non tornerà mai indietro al livello prima di admin. Mentre l'ultimo, che è URL, semplicemente praticamente non fa il crawling, analizza quella singola pagina e ritorna tutto quanto quello che ha trovato in una singola pagina. Allora, come funzionano, come si scrivono più che altro gli scanner module, i moduli degli scanner? Allora, ogni modulo è una classe Python che va ad estendere la classe BaseScanner, che è una classe di HTTP, e deve fare l'override di questi quattro metodi, che sono l'init, il getSetting, getCommand e scannerExecuted. Ora vediamo un attimo graficamente come si comportano queste due entità. Allora, da una parte abbiamo BaseScanner, che è la classe padre. Di qua abbiamo il nostro modulo, che è la classe figlio, quella che estende BaseScanner. Inizialmente cosa succederà? Il nostro BaseScanner si pescherà le richieste dal database SQLite che è stato popolato dal nostro crawler. Chiamerà due metodi nel modulo, che sono getSettings e init. Allora, init è una sorta di costruttore del modulo, cioè all'interno di init il mio modulo posso mettere del codice per inizializzare. Mentre getSettings è quel metodo che usa il figlio per comunicare al padre che tipo di scanner è, quanti thread dovrà andare a usare, qual è per esempio il tempo di timeout di ogni singola richiesta, quindi una serie di settaggi. Quindi BaseScanner classe padre chiama dei metodi sulla classe figlio, la quale ritorna come primo step i settings. Quindi ora lo scanner nostro è inizializzato e sa cosa deve fare. Secondo step, cosa deve fare? Lo scanner, BaseScanner, deve passare al modulo le varie richieste che andranno scannate. Chiaramente teniamo conto che il nostro modulo va ad eseguire dei comandi esterni. Quindi quello di cui si parla è generare il comando, per esempio arachne bla 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 e l'URL finale della mia request. Quindi BaseScanner chiama getCommand sul figlio, passandogli la request, il figlio prende la request, genera tutte quante le opzioni del comando che servono per fare lo scan di quella request e ritorna al padre il comando da eseguire. Il padre eseguirà il comando e una volta ritornato il comando passerà l'output del comando al modulo chiamando quello scanner executor, che è l'ultimo dei quattro metodi di cui bisognava fare l'override prima. A questo punto il modulo parserizza l'output del comando per vedere se ci sono delle vulnerabilità o con una logica sua, e a questo punto, se ci sono vulnerabilità, sarà lui stesso a salvarle nel database. E chiaramente l'architettura dei moduli è sempre multithread, quindi uno scriverà un unico modulo, quando verrà lanciato da BaseScanner verrà lanciato in un ambiente multithread, quindi le richieste saranno parallelizzate. Un po' di codice, da qua fuori si capisce un po' meglio il concetto di come viene strutturata questa cosa degli scanner. Allora, in questo esempio facciamo la classe curl. Cosa vuol dire? Semplicemente il nostro scanner deve controllare se ci sia una protezione degli XSS negli header. Quindi basta semplicemente, come si farebbe manualmente per vedere se un server ha o no quegli header, si lancerebbe curl-i, si passa all'URL, si vedono gli header e si vede se esiste quel header là. Molto semplice. Per fare la stessa cosa con HTTP bisogna scrivere questo modulo. Allora, l'init non fa nulla, pass. Vedete qua all'init, per esempio, può venire passato argv, che possono essere delle ulteriori opzioni a riga di comando che vengono passate dall'utente al modulo singolo. E qua io posso personalizzare chiaramente il comportamento del modulo. La getSettings ritorna un oggetto, un dictionary, in cui gli dirò quali richieste devo andare ad analizzare, in questo caso solo link o gli URL provenienti da un eventuale redirect. Con quanti numeri, con quanti thread devo parallelizzare la mia ricerca, la mia scansione e quanto tempo al massimo aspettare
perché in questo caso il comando ritorna. Dopo 20 secondi viene killato. E qual è l'eseguibile dello scanner? In questo caso gli passiamo semplicemente curl. Ora lo scanner nostro è inizializzato, sa cosa deve scannare, quanto tempo deve aspettare e che comando deve usare. Quindi, alla prima richiesta che troverà la classe padre, chiamerà getCMD, passandogli la request, e lui ritornerà semplicemente meno i e request.url. Ritorna il comando, la classe padre lo esegue, una volta ritornato eseguirà scanner executed, passandogli appunto l'output del programma, del comando, e lui non farà altro che fare una ricerca di un'espressione regolare se matcha questo XSS, se non matcha questo XSS protection, il nostro out appunto, chiamerò save vulnerability e dirò che manca la XSS protect negli header. Una piccola parentesi su questa tmpdir. Allora, questa è una directory temporanea che viene generata per ogni singolo thread. Questo perché? Perché è abbastanza comune che uno scanner, tipo un Arachne, non mi vada a ritornare le eventuali vulnerabilità sullo standard output, me le probabilmente salverà su un report, mi genererà un report. Per cui io ho bisogno, per ogni comando che lancio, avrò bisogno di un posto dove il mio Arachne possa andarmi a salvare il suo report. In questo caso, appunto, attraverso sia la getCMD che la scanner executed, quindi prima e dopo l'esecuzione del programma, ogni thread avrà la sua directory temporanea in cui potrà salvarsi, ad esempio, i report dello scanner o un eventuale file di cookie da passare allo scanner, eccetera, eccetera. Ok, un problemino che si ha di solito in fase di scanning, che è appunto quello di capire se una richiesta, all'interno di chiaramente un pool di richieste, è uguale ad un'altra, per evitare di fare due scansioni della stessa cosa praticamente. Allora, ad esempio, questi due URL qua che vedete sembrano diversi, ma dal punto di vista di uno scanner sono la stessa identica cosa, perché hanno lo stesso metodo, hanno lo stesso URL, caricano la stessa pagina che è un index, avranno par 1 e par 2, par 1 e par 2, anche se sono in ordine diverso o se il loro valore è diverso, ha un'applicazione, uno scanner che deve fare il fuzzing di quell'URL, non cambia assolutamente nulla. Quindi HTCAP in fase di scanning deve essere in grado di dire questa richiesta, o meglio, quando cerco di scannerizzare questa richiesta, devi dirmi guarda, questa richiesta l'hai già scannata, non andare oltre. Questo è un esempio abbastanza semplice, abbiamo un URL con dei parametri. Un esempio ben più complesso è per esempio questo, in cui abbiamo al posto che un get di un URL e dei parametri sull'URL, abbiamo la nostra applicazione che fa un post di un complicatissimo XML. Ora vedete che in realtà queste due cose sono uguali. Cosa ho cambiato? L'ordine? Ma abbiamo sempre node con n elementi e node con n elementi, solo che dopo elements. Qua sono cambiate delle properties, ma non è cambiata la struttura di questo XML. Quindi anche in questo caso HTCAP deve essere in grado di dire, una volta che hai scannato questa, evita di scannare questa perché ti tornerà le stesse cose, perché il payload è praticamente, anzi è lo stesso dal punto di vista dello scanner. Come si fa a fare questa cosa dal punto di vista dello scanner module? Semplicemente inserendo questo codice qua all'interno di getCMD, perché il padre, ovvero Basescanner, prima di cominciare la scansione, campionerà tutte quante le richieste, catalogherà tutte quelle che sono duplicate, in modo tale che quando il figlio gli chiede papà, questa richiesta è duplicata, lui può dirgli sì o no e di conseguenza può ritornare false. Se il figlio, cioè quindi se la getCMD ritorna false, il padre non eseguirà quel comando perché capirà che il figlio lo vuole ignorare. Un'ultima, e dopo questa concludo, una piccola nota su questa feature che non è ancora pubblica ma che sto attualmente implementando, che è la possibilità di scriptare la parte che fa l'analisi della pagina, quella che si diceva prima che fa la ricorsione e analizza le varie cose. Perché? Ad esempio, ci potremmo trovare nella condizione in cui la nostra web application in fase di crawling, quindi in fase di trigger gli eventi e analizza le cose, mi chieda un prompt con scritto dimmi il tuo nome e cognome. Se uno gli risponde una stringa vuota, lui si blocca e l'applicazione non può più essere analizzata. Come si può fare in questo caso? In init, allora questi qua sono una serie di hook, una serie di callback che vengono eseguite dalla parte di analisi in determinati momenti del percorso. On init verrà inizializzato prima di cominciare. Anzi, viene inizializzato al momento in cui la pagina viene caricata,
Per cui è il posto migliore per poter, per esempio, fare l'override dei metodi nativi che sono dentro Windows. In questo caso facciamo l'override di prompt, che è quello che in quel caso mi avrebbe chiesto nome e cognome, e diciamo di ritornare sempre AAA. Quindi quando il nostro crawler triggererà quel maledetto prompt che prima ci bloccava perché nessuno c'era là a mettere nome e cognome, in questo caso ritornerà A e l'applicazione continuerà a funzionare perfettamente perché penserà che mi chiamo AAA. Seconda cosa che si può fare all'interno dell'init è quella di inizializzare delle variabili che saranno comuni all'interno di tutte quante le chiamate. Allora, long before start viene triggerata quando, prima che cominci l'analisi, on before trigger event viene triggerata ogni volta, cioè prima di ogni tentativo da parte della sonda che fa l'analisi della pagina di triggerare un evento. Ad esempio, l'esempio di prima che cliccavo sui bottoni, se noi gli avessimo detto on before trigger event, return false sempre, non avrebbe triggerato niente perché questo evento viene chiamato prima che l'analizzatore cominci a fare la parte di triggering degli eventi. Allora, in questo esempio mi viene passato l'element e l'event, ovviamente, quindi mi sta dicendo che sto cercando di triggerare questo evento su questo elemento e io posso dirgli che se per caso questo elemento ha la classe killAll, mi ritorna false e non triggerare quell'evento. Un esempio più pratico può essere, sto analizzando la pagina, mi si apre un pop-up, il primo tasto è chiudi, il secondo tasto è submit. Se il crawler per caso clicca prima su chiudi, il pop-up si chiude e quindi salterà l'analisi di quel pop-up. Se io invece gli dico che se per esempio il testo di quell'elemento che deve triggerare l'evento è cancel, chiudi o quello che è, ritorno false e mi salvo il pop-up, cioè, salvo la possibilità di fare l'analisi di quel pop-up. On trigger event viene triggerato dopo l'esecuzione di un evento, on XHR viene triggerato prima di ogni chiamata Ajax, quindi anche qua se ritorno false la mia applicazione non eseguirà quella chiamata. On all XHR completed viene triggerata quando tutte le chiamate Ajax sono state completate e on DOM modified, che è appunto l'ultimo step, viene triggerata quando viene modificato il DOM a seguito di una chiamata Ajax. Vengono passati i root elements e tutti quanti gli elementi. La differenza tra questi due qual è? Allora, quando si modifica il DOM, si aggiungono degli elementi. Dal punto di vista di chi va a fare l'analisi, non è interessante analizzare effettivamente gli elementi aggiunti, ma qual è il loro nodo padre, cioè qual è l'elemento che li contiene. Quindi, all elements conterrà un array di tutti quanti gli elementi che sono stati trovati, che sono stati aggiunti in quel momento alla pagina. E i root element sono gli elementi root che contengono quegli elementi. Per esempio, è possibile che metà di questi elementi siano stati messi in un div, metà degli altri elementi siano stati messi in un div, quindi se questi sono 8, qua questo conterrà 8 elementi e questo ne conterrà solo 2, perché i root element sono 2. A tutti quanti questa callback viene passata sempre questa variabile che è UI, sta per User Interface, che serve appunto per poter compiere determinate azioni, ad esempio la possibilità di renderizzare la pagina, quindi di salvarmi uno screenshot della pagina in quel momento. In questo caso, se io carico questo script in fase di crawling su HTTP, ogni volta che viene modificato il DOM, io avrò uno screenshot di quella pagina salvato sul mio file system. L'esempio di prima che vedevamo la pagina ricorsiva, se lanciato questo script avrei avuto lo stesso risultato, quindi n screenshot, uno per ogni modifica del DOM, quindi step 1, step 2, step 3, eccetera. Altre cose, l'onEnd, esatto, viene chiamato quando l'analisi finisce. Cosa può essere utile all'interno di questo metodo qua? Ad esempio mettere uno sleep in modo tale che se per caso devo attendere che qualche operazione venga completata, posso mettere uno sleep là e dire attendi finché non uscire, finché non è finito il mio timeout. E con questo ho finito. Avete Ci domande? vediamo. E vai! Niente domande. Allora, fine. Grazie.